Giornata di presentazioni di liste di candidati, una giornata di fuoco, possiamo definirla così, senza timore di essere smentiti. Da poco terminata la presentazione della lista di De Luca Presidente, che vede come punta di diamante il dottore Carlo Jannace, ma anche Giulio Belmonte, ex presidente dell'ASI. Noi abbiamo ascoltato Jannace, ovviamente diciamo il suo focus è sulla sanità in Campania, dunque ascoltiamolo, e abbiamo ascoltato anche Capozza, che come tutti saprete è invece il consigliere del presidente del Consiglio Conte per le aree del Mezzogiorno. È una cosa differente dall'altra volta. L'altra volta è stata fatta senza, quasi in maniera inconsapevole. Abbiamo avuto un buon risultato sicuramente. Stavolta invece si va con la consapevolezza che devi dare anche delle risposte diverse, di qualità. E questo un po' mi preoccupa, però allo stesso tempo dà anche la grinta di poter fare un buon lavoro. Sicuramente il tema più importante è la sanità, perché uscendo dal commissariamento adesso finalmente si va in una fase ordinaria della sanità, e quindi questo sarà il motivo per cui si giocherà moltissimo la situazione riguardante le situazioni ospedaliere, le reti oncologiche, le reti sanitarie che comunque si stanno mettendo in campo. Sono sicuramente situazioni un po' difficili, anche perché fino adesso abbiamo avuto una fase di commissariamento, quindi c'era il blocco delle assunzioni, il blocco di tutta la spesa sanitaria. Adesso invece in questo modo si può veramente fare la differenza e cercare di dare qualità nei vari servizi. Nell'ambito di una situazione come quella del Partito Democratico bisogna trovare una sintesi alla fine. È quello che è mancato, sicuramente ci vuole la leadership forte che comunque è venuta a mancare, che magari dia anche voce a tutte le parti che comunque fanno del Partito Democratico. E una delle prime cose che ha fatto il Presidente è riattivare la funicolare di Montevergine. Quella è stata una situazione riaperta, mettendo a posto le strutture, e io ricordo tutto il lavoro che è stato fatto anche con il sindaco di Carulli per quanto riguarda il discorso del rimettere a posto le lamette che portavano sopra. È stato un grosso risultato. De Luca, perché io già l'altra volta ero amministratore e sostenni De Luca perché era un sindaco che aveva dato prova della sua capacità da sindaco di Salerno, e soprattutto io apprezzavo la sua concretezza. Credo che lui abbia guidato bene e soprattutto abbia fatto due cose importanti: il risanamento della sanità, del bilancio della sanità, e soprattutto la gestione dell'emergenza Covid, che è stata modello a livello nazionale e anche internazionale. Cioè, pensate che il modello di De Luca per la difesa del nostro territorio è stato commentato da giornali, dal New York Times, da giornali tedeschi, giornali francesi, quindi spingevano nelle proprie nazioni ad adottare il modello De Luca. Lui ha risolto quelli che erano diciamo, i problemi che avevano bloccato la regione Campania, quello del bilancio per la sanità. Quindi noi avremo 5 anni dove la Regione avrà non solo lo sblocco dei fondi per la sanità, ma ci saranno i nuovi fondi europei 2021-2027, più ci saranno i fondi del Recovery Fund. Se noi creiamo una squadra, ecco, della buona politica intorno a De Luca, credo che avremmo veramente una rivoluzione anche nella nostra provincia.